mese e mezzo fa ho dovuto fare il pazzo, perché sapete che a un certo punto dell'epidemia, mese e mezzo fa, due mesi fa, hanno centralizzato a Roma tutti gli acquisti. Il presidente della Campania è giunto in Costiera Cilentana con una ventata di positività per le comunità locali e per l'intero territorio regionale. Prima la sosta a Castellabate per l'inaugurazione del cantiere da 5 milioni di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza dello scalo e poi il sopralluogo nell'ospedale di Agropoli. Sul palco della città di Benvenuti al Sud, De Luca ha ripercorso i fatti che hanno caratterizzato il periodo dell'emergenza Covid fino a sottolineare gli ottimi risultati raggiunti dai campani sul fronte dei contagi. Non è riuscito a trattenere la frecciatina per il governatore Zaia. In relazione alle polemiche del mio collega del Nord, ha detto: la Campania è la regione che ad oggi riceve la quota più bassa nei trasferimenti sanitari. Il cittadino campano riceve 45 euro in meno rispetto ai cittadini del Veneto. Con l'avvio dei lavori al porto di Castellabate, ha poi riferito, apriamo in maniera simbolica l'attività economica dell'estate in Campania e in maniera simbolica la apriamo a Castellabate, che è diventato uno dei comuni simbolo dell'economia del mare e turistica della nostra regione. Subito dopo il governatore si è trasferito ad Agropoli ed ha fatto ingresso, accompagnato dal sindaco Coppola, in ospedale. Anche in questa occasione ha precisato, 3 anni fa il presidio ospedaliero era chiuso con le catene, noi le abbiamo tolte. E in questo mese di giugno riapriremo il pronto soccorso. Saranno a disposizione laboratori per le infezioni, cardiologia, sale operatorie e possibilità di interventi di dei saggeri. Per riaprirlo però bisogna ultimare le procedure avviate per il personale medico.